Eliana. Cognome Carrus. Data di nascita 1/7/1971. Professione scrittrice e attrice. Segni particolari multidisciplinare. Multidisciplinare, sì. Lo ha scritto lei in una sua biografia, sì. Noi l'abbiamo rubato come segno particolare. Buongiorno Eliana, ragazza, molto polivalente. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Ben arrivata. Allora, ben trovata. Il motivo della sua presenza qui è questo libro. Parto da qui perché ovviamente è questo il centro. Contrappunti Cagliari mi ha detto, poi se avremo anche la copertina la manderemo in onda in sovraimpressione appena la regia è pronta, tranquilli, senza problemi. Non è quello che vi sto chiedendo, l'ho fatto io inizialmente perché partendo da un libro poi possiamo conoscere un po' meglio anche Eliana, che tra l'altro è proprio multidisciplinare perché ha una laurea in scienze naturali, poi dopo a un certo punto ha detto ma sai che c'è, io mi riscrivo all'università e è andata a prendere una laurea in tecniche di radiologia, credo, no? Medica. Sì, ecco, sì. Che proprio non c'entra niente l'una con l'altra cosa. Però, beh. Però la cultura è cultura, esatto, trasversalmente. È trasversale, certo. La cultura. E poi non è detto che un domani, no? Nel mercato libero uno può sempre valere servire. Anche queste, ecco la copertina titoli. Del libro, così ecco. Diamo più merito. Questo è un libro poi che viene fuori da una collaborazione di più scrittori attraverso la scuola di Giorgio Binella, sì. Che frequenta. Perché pare che le giornate per Eliana durino secondo me 48 o anche 72 ore. Ma si vede impegnatissima. No, perché fa l'attrice di teatro ed è anche brava, segue questo corso di scrittura, sì. Ha preso queste due lauree, nel frattempo probabilmente, sì. Avrà una vita privata anche da qualche anche. parte. Beh, anche l'amore ci vuole. No, certo, ci mancherebbe, ma infatti mi chiedevo che spazi, come fai a gestire tutto. Qui sta preparando un provino per Zelig dove è già stata e quindi fa anche il comico, la comica, insomma. Cabarettista vabbè, non questo. Mettere il limite mai alla divina. Io, noi vogliamo innanzitutto capire chi è Eliana Melis. Sì. Allora, cioè, dunque, Melis, Carrus, scusami. Dunque, anzitutto vorrei prima di tutto parlare del libro, visto che voi avete ospitato Giorgio, sì. Nella vostra trasmissione, penso circa un mese fa. Questo libro è nato appunto da un corso di scrittura, che è quello che tiene Giorgio. Questo corso di scrittura ha una caratteristica, non finisce anche mai. Bravo Giorgio, io lo ricordo, sì. Mi avevo impressionato. Sì, Giorgio è molto bravo come scrittore, soprattutto come insegnante, perché riesce a tenere varie classi di indisciplinati, quali siamo noi, e soprattutto a farci fare i compiti, e dai nostri compiti e le sue lezioni è appunto nato Contrappunti. Siamo 19. Giorgio Binella, se visto che l'abbiamo citato, vogliamo, eccolo qui. Sì, eccolo qua, questa Giorgio. Foto che ci rivede, sì. Tutti e tre, vede il presidente, esatto. Mameli. Lei non so come mai, ma quando lo fotografano ride sempre quasi come se in realtà l'avessero appena picchiato. Però va bene, va bene. Bellissimo, bellissimo. Sì, sì. Hai una faccia felicissima. Felicissima. Infatti, grazie. Userò questa foto di serenità. Userò questa foto per la lapide, quindi. Mamma mia, è la migliore, la migliore. Stavi dicendo. Lei è una donna solare. Parliamo di gioia inusitata della vita. Beh, anzitutto, Eliana, come significato, vuol dire donna splendente, sì, in quanto va. Moglie del sole. Per cui. Volevo arrivare a questo. Penso che l'uomo sia azzeccatissimo. Si figlia una cultura mitologica lei, bravo. Oh, sto sbellicendo lavoro qui. Bene, grazie. È l'ennesima con la quale ci tenta ogni volta. Ma perché ne deve inficiare le prerogative? Ma senso che è lei che fa tristezza, che con tutte, basta che sia donna, lei sì, ci prova. È vero. Mio marito. Il mio amico è geloso. Perché quando io faccio un complimento e do degli aggettivi, lui non so il perché. Mio marito, mamma si ingelosisce, è tipico dei mariti. Se io avessi la moglie così, no, per carità, io mi sarei già suicidato. No, io mi metterei fratte. Vabbè, comunque. E quindi siamo in 19, perché gli autori sono 19. Tra l'altro, siamo tutti esordienti, quindi siamo nati dal corso di scrittura e ognuno di noi ha avuto la possibilità di pubblicare due racconti. Per cui i racconti sono 38. La casa editrice, tra l'altro, Amico Libro, ha avuto fiducia in noi, perché Giorgio anche Carmen c'è tutta la serie, abbiamo fatto sì. E ci siamo conosciuti
tutti, e quindi insomma ha dato fiducia a delle persone che ovviamente non aveva mai visto, basandosi soltanto su quello che ha fatto leggere Giorgio. Ha detto che lui li legge tutti i libri vostri, l'ha detto lui. Sì, beh, noi gli facciamo la testa, sì, così, vero, perché ovviamente essendo così tanti, perché lui legge i tuoi due racconti, se sì, vogliamo dirlo, di cosa parla. Dobbiamo parlare adesso. Dunque, i miei racconti sono allora, uno è sul drammatico, lo ritengo, è autobiografico, sì, beh, in effetti sì, è un po' triste. Ho preso spunto da una cosa che mi è successa personalmente, perché comunque lo scrittore fa così: dopo che finisce di prendere da sé, poi magari inizia a prendere dagli altri. Infatti, però il secondo si racconto da qualcosa, sì, che ti riguarda, perché parti dal diario, certo, dalle tue esperienze personali, e poi magari aggiungi, camuffi, prendi qualcosa che hai scoperto da altre persone, e quindi viene fuori il racconto, il romanzo. Il fatto drammatico che ha condizionato alla fin fine. Non posso svelarvelo. Perché la fine, almeno in generale, come fanno tutti gli scrittori, in generale è un fatto drammatico personale, quindi casomai uno generale lo legge, non è detto che lo voglia raccontare, no, perché c'è la sorpresa finale, quindi non si può dire, non ve lo posso svelare. Va bene, invece, perché sennò rovino la sorpresa. Allora, l'altro sì, io lo definisco a tematica erotico-comica, lo definisco. Vedi, quindi le sue storie d'amore sarebbero. Ma io guardo un po' con questo collega, come io già, allora, oggi con questo oggi marito, con questo marito, certo. No. Oggi ho già una difficoltà in più, ieri per otto ore sono stato sotto il sole, già sono ustionato da... In più, se mi fa ridere, poi divento una lampadina accesa, capisci? Allora cerchiamo di portare la discussione in qualcosa di più serio, perché io non sto posso ridere, di veleggiare nella cultura ponderata delle riflessioni esistenziali che lei ha vergato nel libro. La parte, sono stato bravo, la parte erotica parte sempre da una esperienza personale. Allora, quello l'ho beccato da altre persone, perché io sono sempre con le orecchie che funzionano da antenne, e sì, anche il che ne so, della parte erotico-comica è l'appuntamento perché sì, l'incidente è quello, sì, legato è quello al dramma, a tematica drammatica. Okay. Che prego, non ti forzo, ma e leggiamo, allora, una, certo, se vuoi, direi, sì, sì, io direi di sì. Dai, leggiamo un pezzettino, qualcosa che ti fatto interessa, un fatto saliente che permette anche perché l'appuntamento noi, no? Vedo che è molto più lungo, sì, l'incidente sono tre pagine, sì, sostanzialmente, sì, prego. Dunque, ho 38 anni e sono fidanzato ufficialmente, significa che io e la mia lei ci sposeremo a breve. Ci siamo baciati per la prima volta il 10 luglio 2006 alle 3 del mattino, minuto più, minuto meno. Me lo ricordo perché la sera prima eravamo a casa di amici ad assistere alla finale dei mondiali di calcio. L'Italia giocava contro la Francia, si era andati ai rigori, 5-3, decisivo quello di Fabio Grosso. Quella notte andammo in giro per la città a festeggiare. Eravamo in 12, arrivammo fino alla statua di Carlo Felice in centro per assistere alla vestizione con la bandiera italiana. Riaccompagnai Sara in macchina e una volta sotto casa le diedi il primo bacio. Dopo 18 ore ci stavamo agitando allegramente sul sedile posteriore della mia auto, parcheggiata strategicamente sul belvedere di Monte Urpino. Agitando allegramente, lei capisce? Sì, ho capito. Ci sono dinamiche ritmate che danno il senso alle bellezze ancestrali di due persone che vogliono coronare l'amore. Bellissimo, questa visione è meravigliosa. Dinamiche ritmate. Prego, prego. Ad oggi, 10 novembre 2013, sono 7 anni e 4 mesi che stiamo assieme. Sono alto 1,87 m, calvo, o meglio, mi raso la testa perché non tollero l'accenno di stempiatura ai lati della fronte, mi rende vecchio. La parte più interessante di me sono senza dubbio gli occhi, grandi e di colore grigio scuro. Il mio naso è regolare, dritto e piccolo, e si inserisce armonicamente nel mio viso. Le labbra sono lunghe e carnose, tutto merito del DNA e non del botulino. Pratico sport, mi alleno costantemente, faccio arrampicata. Mi piace stare in aria a osservare il mondo. Ho gli addominali scolpiti e un fisico asciutto. Sono avvocato. Come del resto quasi tutta Cagliari. Quasi tutta Cagliari. Tutti avvocati. Tutti avvocati, sì, e tutti, sì, col fisico asciutto. Lì ha qualche dubbio, ma sono un uomo fedele. Dai, chiudiamo questo. Non sono un uomo fedele. Da 3 anni tradisco la mia fidanzata. Addirittura. Ma questo non mi rende certo peggiore degli altri. Il mio migliore difetto è l'essere narciso.
Alle ragazze che aggancio in chat dico sempre di non essere un granché, mi svaluto pesantemente, ma è tutta tattica, così quando mi vedono in foto risulto molto più bello. Ecco, vedi, allora, questi uomini birichini, ma la parte tragicomica, o perlomeno, scusa, più che tragicomica, erotico-comica, a metà. A metà, dove si sviluppa? Cioè, volevo anche capire qual è la parte comica. Sì, anzitutto anche l'appuntamento. In, questo, in queste prime righe in realtà io ci vedo un gran file, un gran file. No, no, che mamma santa. Esatto, bravissimo. Sì. Quella. Ti hai capito? Quello lì. Che sciupato femmina, no, soprattutto uno che tradisce la fidanzata con la quale è stata sette anni ma e mezzo. Ma mi devo complimentare, viste le donne entrano nei dettagli, entrano nell'inconscio degli uomini. Sì, è lei che non entra da anni però. Tu per cortesia. Va bene, andiamo a capire qual è la parte ironica. Sì, allora la parte eroticomica dunque anzitutto tratta di un appuntamento al buio, poiché questo individuo... quindi lui con un'altra ancora? Certamente. Un appuntamento al buio di una persona molto interessante conosciuta durante le chiacchierate in chat. E l'appuntamento al buio significa proprio che è un appuntamento al buio, cioè si vedono in una casa. Arriva il travestito di turno? Sei la seconda persona che me lo che mi dice la stessa cosa. È successo. Se non si tratta di valenze sessuali diverse, no, magari al buio. In un sistema democratico. Magari in macchina come la fidanzata. No, è un'altra sorpresa. E lì non era il freno a mano, però, capisci? Cioè, voglio dire, tutto. Sto cercando di capire perché io sono rapito. Sì, totalmente dal travestito. No, dalla curiosità. Legga. Abbiamo il libro. Abbiamo il libro. Legga, lo leggo prima io, poi glielo presto. Casa no, lo leggo a casa mia in macchina. No, questo è mio, però. Sì, il mio dopo ce l'ha. No, non ce n'è. No, no, ce n'abbiamo uno. Non bisticciate di tutti e due. È per la redazione. Io, e poi glielo darò a lei. Alle 8:43, anzi 44, mi dicono dalla regia, perché qua ogni tanto ci tengono sotto controllo, perché noi andiamo avanti senza tenere conto dei tempi. Andiamo in pubblicità, poi torniamo con Eliana Carrus e contrappunti cagliaritani, o meglio, contrappunti Cagliari mi ha detto, quindi in realtà sono contrappunti cagliaritani comunque, in qualche maniera lo sono. Pubblicità. Eliana, invece io voglio capire come si intreccia tutto questo con quella laurea in scienze naturali, quella laurea in tecniche radiologico di radiologia, insomma, quindi medica, e il teatro, e il cabaret. Com'è che tutto viene messo in un unico grande... Riesci a contestualizzare tutto? Diciamo che riesco fortunatamente a ottimizzare il tempo. Dormo anche molto, considerando tutte le cose. Sei sposata o fidanzata? No, io sono separata. Ecco, vedi, ecco, adesso capiamo perché ha trovato tutto questo tempo. Tu difendi. Aspetta, ma non c'è scritto. Ha rotto il matrimonio. Ma che c'entra? Scusa, entreremo in. No, non vogliamo entrare nella ragione perché tu hai rotto il matrimonio, non ci interessa. No, è passato tanto tempo ormai, non ci penso più. Non ci penso più all'amore. Sei sposata a 15 anni, allora sei passato tanto tempo. Quanti no, ne hai oggi? Sono stata sposata nel 71, 2000. 44, nel 2000? Sì, faccio 44 quest'estate. Nel 2000? Nel 2000 poi mi sono sposata giovane e poi mi sono separata nel 2006. Ah, vabbè, però 6 anni diciamo, hai onorato. I tempi. 6 anni tu l'hai dato. Una scelta ponderata anche la separazione. Quindi scommetto che nei tuoi pezzi di cabaret rientri un po' il gioco tra uomo e donna. Sì, quello molto, perché il mio personaggio... da cabaret si chiama Gilda 71 ed è praticamente la donna che cerca, è convinta di trovare il principe azzurro chiacchierando in chat, perché alla sua età è molto difficile trovare un uomo a 40 anni, no? Perché lei dice insomma. A questa età non vuoi più che sia bello, che sia figo. Ok, detto i boy non ti interessa. Vuoi il modello base, capito? Che sappia leggere, scrivere e far di conto, questo è l'uomo. Ed è molto difficile, Abbia altre anche prerogative. Guarda, questo, allora, no. Queste sono caratteristiche presenti sì comunemente nella popolazione, ma non contemporaneamente nello stesso individuo, quindi certo. Gilda trova difficoltà per questo, per cui sono molte esperienze anche autobiografiche perché io utilizzo molto la chat per fare poi i miei pezzi di cabaret. Cioè, fai copia e incolla veramente, perché poi faccio copia e incolla e lavoro dei dialoghi che sono molto esilaranti, no? Sì. Grazie a Giorgio ho imparato appunto col corso di scrittura a sintetizzare
tutto quello che io recupero dalla chat è a ironizzare sopra. Adesso, per esempio, ieri abbiamo fatto il laboratorio con Benito Urgu, che sarà ospite dell'Accademia. È stato qui anche lui. Una persona anche simpaticissima, alla festa, un amico, e lo salutiamo. Certo. Sì, e quindi ci sta insegnando lui a, diciamo, a scrivere o comunque a creare i personaggi comici, perché mi sono resa conto che comunque a Gilda qualche cosa mancava. Infatti la tua prima esperienza da cabarettista, no? Sì, assolutamente sì, perché da quanto io porti avanti anche questa via parallela? Allora, il teatro ho fatto il mio primo spettacolo a 23 anni. Il cabaret ho fatto il provino a Zelig lo scorso anno. A Zelig Teatro. Senti, perché come è andato? Io non le seguo queste cose, il provino. Come è stata l'esperienza? Allora, è stata una stata un'esperienza bellissima, perché per la prima volta nella mia vita mi sono trovata in un contesto nel quale mi sentivo a casa. Per esempio, quando vado a fare i colloqui di lavoro, per tecnico o qualcos'altro, sento sempre una sorta di inquietudine, diciamo che sono poco convinta di quello che faccio, no? Eppure hai due lauree, e vuol dire che uno che si laurea due volte ha una grande capacità organizzativa e di gestione del proprio tempo e del proprio lavoro. E invece quando l'affanno e le sicurezze, no, però vuol dire che lei ha da sempre avuto e sviluppato, forse un po' in ritardo se n'è accorta, una vena artistica che era molto più di quella tecnica di un lavoro basico. Sei arrivato lì? Sì, sono arrivata lì e mi sono innanzitutto spaventata, perché la maggior parte delle Michele, questo è lo Zelig Teatro che si fa a Roma, è il primo step prima della televisione. Gino e Michele stanno in TV. A Roma ogni Zelig Teatro ha il suo autore. E quindi che cosa è successo? Era ovviamente, io sono entrata in un teatro pieno di gente e tutti che dovevano fare il provino, la maggior parte diplomati alle accademie di teatro, ragazzi che avevano già fatto parti nei film. Tu sei arrivata lì con una lastra in mano e ho detto io tecniche fare di radiologia, quindi qualcuno ha detto che ci sei venuta a raccontare, ma il pezzo ha avuto sono stata molto contenta, perché anzitutto è piaciuta molto la mia cadenza cagliaritana, perché già comunque caratterizza quello a tutti, quindi quelli che si lamentano. Sì, infatti non ho avuto bisogno di camuffare, perché in effetti nel mio personaggio cadenzina ci stava, quello che c'è già stava bene. Sì, e poi sono stata contenta perché io non ho fatto nessuna scuola di teatro, io faccio i laboratori a Cagliari con i registi, insomma, che fanno parte del nostro panorama artistico, e quindi quando mi hanno chiamato da parte mi hanno detto: guarda, ti vorremmo rivedere, torna quando riesci a recuperare i soldi per l'aereo, perché io gli ho spiegato che ovviamente non abitavo a Roma, cui per me era un costo anche dover venire più volte. 200 euro d'aereo o quei non lo so quanti. Sono riuscita a beccare con la compagnia low cost 40 euro andate e ritorno, che gli no, perché low cost molto spesso è low cost, è una ragazza molto pratica, ma come del resto tanti. Ma il problema del low cost in Sardegna non è tanto il fatto che non ci siano aerei che costano poco, il problema è che ti fanno partire quando voglio loro. Sono molto low, cioè sono low nel senso che ti dicono loro quando partire e quando tornare. Se tu hai bisogno di partire in un altro momento, arrivederci e grazie. Infatti gli orari sono quelli, se hai bisogno di partire alle 7 del mattino con low cost non partirai mai, e quindi questa è l'assurdità del low cost. È stata un'esperienza meravigliosa. Sì, è stato bellissimo, perché mi ha ridato fiducia, perché io pensavo: cosa sto andando a fare lì? Io che non ho mai fatto scuola di teatro mi sto scontrando con persone che lo fanno come lavoro. A oggi il tuo lavoro principale che ti dà da vivere qual è? Allora, il lavoro principale che mi dà da vivere adesso è un po' l'aiutino che mi dà mio babbo in attesa di tempi migliori, e adesso sto ristrutturando una stanza a casa mia e spero di affittarla. Guarda, io ti dico la verità. Aspetta, attenzione, te l'ho chiesto perché quando uno scopre di avere delle doti e una passione e si sente davvero bene, la mattina si sveglia felice, e torno sempre su questo punto, lo so che l'avrò già detto mille volte, ma lo ripeterò finché quest'uomo non morirà. Da 60 anni, un contenzioso col padre. Mi conviene far così, perché io ci tengo a ripeterlo fino a che 60 lui... 60 anni? Sì, certo. Deve essere acclarato. Anche se con rivoluzioni incredibili della propria vita, o anche in età magari che poi delle scelte potrebbero essere anche un po' pericolose, però provarci e non vivere una vita nel dirsi: ma se avessi, quindi io
Tuo padre è una persona meravigliosa che ti sta dando supporto in questo, credo, no? Però tu fai benissimo a fare quello che fai. Innanzitutto, certo, perché sei simpaticissimo. Grazie. E quindi la vena, il piglio del cabarettista ce l'hai. Cioè. E poi perché probabilmente anche la scrittura ti aiuta a tenere alta la guardia, sì, soprattutto per quanto riguarda i testi da comico, sì, o da cabarettista. Sì. Perciò è il teatro, beh, ti insegna lo star sul palcoscenico. Sì. Quindi, bene, davvero complimenti. Grazie. È stato, grazie, un piacere. È stato un piacere chiacchierare e conoscere Eliana Carrus. Intanto però ricordiamo ancora Contrappunti. Cagliari mi ha detto, questo è il libro che è venuto a presentarci, è quello qui in sovraimpressione, e all'interno ci sono esattamente 38 racconti di 19 autori che sono tenuti a battesimo tutti, sì, da Giorgio Binnella. È in vendita in tutte le librerie in formato ebook. Va bene, perfetto. Con questo che chiudiamo, sì, e che tra poco ci ritroveremo invece dopo la pubblicità a parlare di calcio. Quindi purtroppo, tutta un'altra, sì, fa ridere anche lì, è un tema che fa molto ridere in questo ultimo periodo. Ma però è un dramma prima, per noi. Però prima i due dell'abitacolo. State lì.